Nott, figlia del gigante Narfi, era una donna bellissima, scura di pelle e con i capelli corvini. Molti la volevano in moglie e le ebbe tre mariti. Il primo fu Naglfari e con lui ebbe un figlio di nome Audr. Con il secondo, che viene semplicemente ricordato con il nome di secondo, generò Giord, terra, e fu madre del dio Thor. L'ultimo marito fu Delling, sicuramente appartenente alla stirpe degli dei, e con lui ebbe Dagr, giorno. Il bimbo prese dal padre la bellezza e i capelli biondi e la carnagione bianca. Gli dei diedero alla madre scura e al figlio biondo dei cavalli perché si rincorsero attorno alla terra. Il cavallo di Nott si chiamava Criniera di Brina ed è la sua bava, mentre morde il morso, a produrre la rugiada che la mattina bagna la terra. Il cavallo di Dagr, criniera splendente, lumina con il suo bagliore il cielo e la terra. La storia del sole e della luna ha invece per protagonisti altri personaggi. C'era un tempo, Mundilfire, colui che si muove con tempi e ritmi precisi. Mundilfeir aveva due figli molto belli. Chiamò Luna il ragazzo e Sole la ragazza, Mani e Sol. Gli dei, offesi di tanta arroganza, rapirono i fanciulli al padre e li misero in cielo. Alla ragazza fu assegnato il carro del sole ed essa è costretta a correre attorno alla terra, inseguita da un lupo tremendo, Skoll. Il giorno della fine del mondo, il lupo la raggiungerà e la divorerà. Anche suo fratello, inseguito dal lupo chiamato Ati. L'ultimo giorno il lupo divorerà la luna. Il ragazzo ha un compito più gravoso della sorella, perché la luna, oltre a muoversi nel cielo, si modifica di giorno in giorno, crescendo e diminuendo. Così la luna si fa aiutare da due fanciulli, Bil e Yiki, rapiti dalla terra mentre tornavano da una fonte con un secchio colmo d'acqua. I due bambini, sorella e fratello, da allora vivono sulla luna e nelle notti di plenilunio si possono ancora vedere anche da laggiù.